Ciao a tutti, benvenuti in una nuova pillola di DAX del Power BI User Group Italy. Oggi vedremo insieme le funzioni concatenate e concatenatex. Concatenate la vediamo più per una questione di completezza che altro, perché in realtà non è una funzione particolarmente utile, sebbene possa capitarvi di vederla magari nel codice scritta da altri. Per fare un esempio riprendiamo la colonna calcolata full name che avevamo creato nella tabella customer. Ingrandiamo il codice, non c'è bisogno di fare un esempio così complicato. L'idea era concatenare first name e last name del cliente per ottenere il full name, quindi nome e cognome. E avevamo visto che è possibile concatenare le stringhe utilizzando l'operatore e commerciale AND. Volendo si può fare lo stesso con la funzione concatenate, quindi creiamo una nuova colonna, sarà full name concatenate, definita come concatenate first name last name. Andiamo in via. Vediamo che Power BI ha concatenato first name e last name, ma non ha neppure aggiunto uno spazio. Ora, se noi volessimo aggiungere uno spazio, purtroppo, visto che concatenate accetta solo due argomenti, non potremmo fare questa cosa qua. Vedete che già segna un errore. E vedete che l'IntelliSense sta dicendo concatenate text 1, text 2, solamente due stringhe in input. Se facciamo così ci viene detto sono stati passati troppi argomenti alla funzione concatenate, che ne accetta massimo due. Quindi per ottenere lo stesso risultato di prima dovremmo fare concatenate first name con uno spazio, chiuso il primo concatenate, virgola, last name. Così facendo otterremmo la concatenazione di nome e cognome con spazio. Vedete, è una cosa particolarmente macchinosa senza un gran vantaggio. Conviene spesso utilizzare l'operatore e commerciale per concatenare le stringhe invece che ricorrere alla funzione concatenate. Diverso è per la funzione concatenatex, che invece è un iteratore e itera una colonna concatenandone dei valori. Vediamo direttamente un esempio pratico. Noi abbiamo qui la nostra tabella delle vendite. L'utente può selezionare uno o più colori a piacere e vorremmo mostrare un'indicazione di quelli che sono i colori selezionati, magari perché questo slicer invece di essere così è drop down e non vogliamo costringere l'utente a riaprire il drop down ogni volta per controllare quali sono queste selezioni multiple. Allora, quello che possiamo fare è creare questa misura, ad esempio nella tabella product measure. Chiameremo filtered colors e sarà concatenatex. Vedete, l'IntelliSense stava dicendo concatenatex accetta una tabella e un'espressione da valutare mentre sta iterando questa tabella, e poi tutti gli altri parametri sono opzionali. Possiamo dare il delimiter, l'ordine per l'ordine dell'espressione e via dicendo. Allora, concatenatex, se vogliamo mostrare i colori, quello che dobbiamo fare è selezionare product color. Non dovrebbe essere chiaro che non basterà fare product color, e adesso vediamo perché. Perché product color è una colonna, non è una tabella, e quindi concatenatex non può accettare una colonna come argomento. Siccome occorre una tabella, possiamo fare ad esempio values product color. Values restituisce una tabella, che in questo caso sarà formata da una sola colonna, cioè
tutti i valori distinti di product color visibili nel filter context. L'espressione che vogliamo venga concatenata è product color, cioè il colore stesso che sta venendo iterato durante values. Il delimiter possiamo dire che vogliamo una virgola, e magari volendo possiamo specificare anche che, sebbene sia già così di default, l'ordine sarà basato su product color ascending, cioè in ordine alfabetico, e diamo invio. Se noi ora prendiamo questa misura e la mettiamo in una card, vediamo che Power BI ci sta dicendo: vediamo i colori black, blu, grey, che sono quelli che abbiamo selezionato. Possiamo aggiungere red, e se togliamo il filtro dalla colonna product color, concatenateText sta restituendo tutti i valori visibili di product color. Questo potrebbe non essere un comportamento desiderabile, e quindi vedremo nella prossima pillola come limitare l'uso, come limitare l'output di questa misura ai soli casi in cui effettivamente c'è un filtro sul colore di prodotto. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima pillola.